Oggi siamo in pratica in Campania a contagio zero, zero contagi, un contagio, due contagi, ma insomma in sostanza l'epidemia è sotto controllo. E dunque, siccome andiamo verso l'estate, ci pareva anche ragionevole rendere facoltativo l'uso delle mascherine. Questo non vuol dire che adesso ci togliamo le mascherine, intanto perché è obbligatorio ancora mantenere la mascherina, ma è obbligatorio anche tenere la mascherina nei luoghi dove ci sono assembramenti, quindi è obbligatorio portare con sé la mascherina. Come vedete, io continuo a indossare la mascherina anche per dare un esempio. Cioè, è chiaro che se stai sulla spiaggia, stai ad agosto, insomma, un minimo di flessibilità è ragionevole, però è bene avere molta prudenza. Il fatto che non sia più obbligatorio all'esterno non vuol dire che non si possa e non si debba indossare. Io continuerò ad indossare fino a ottobre, fino a quando saremo in condizioni di assoluta tranquillità, e invito le famiglie e i cittadini a fare altrettanto. Quindi ricordiamo, è obbligatorio portare con sé la mascherina. Quando poi si sta all'aperto in un parco si può togliere la mascherina, ma quando si sta negli assembramenti o all'interno dei locali o all'esterno bisogna mettere la mascherina per stare tranquilli. Ecco, dobbiamo dire ai nostri concittadini che da oggi in poi è decisivo il senso di responsabilità delle singole persone, perché non ci saranno più controlli, come dire, capillari, quindi è decisivo il senso di responsabilità di tutti quanti noi. Noi dobbiamo sempre prepararci rispetto all'ipotesi più pessimistica, non rispetto all'ipotesi più ottimistica. Abbiamo appena presentato 3 giorni fa al Ministero della Salute un piano ospedaliero aggiornato che prevede il raddoppio addirittura dei posti di terapia intensiva, oltre che un aumento incredibile delle terapie subintensive. Quindi noi dobbiamo essere pronti per qualunque evenienza. In Campania non succederà mai quello che è successo in Lombardia e in altre parti del nord, dove gli anziani malati di Covid erano per terra perché non c'era un buco dove ricoverarli, tanto per essere chiari. Detto questo, ovviamente noi guardiamo con fiducia anche alla ripresa, non è inevitabile che ci sia un ritorno di epidemia. Poi c'è qualcuno che lavora a portare seccia, tipo quell'esponente politico che voi conoscete, che lavora perché ci sia un'epidemia, ma noi contiamo di scansarla. Ma intanto prepariamoci con comportamenti responsabili e, per quello che riguarda la Regione, con una programmazione che sia calibrata sulle ipotesi più pessimistiche. Manterremo gli ospedali dedicati al Covid, ma avremo una flessibilità. Lei ha fatto l'esempio del Loreto Mare. Loreto Mare ritorna come era prima. Nel senso che dal 1° luglio noi riporteremo a Loreto Mare i servizi che c'erano prima, mantenendo un elemento di flessibilità nell'organizzazione ospedaliera, cioè essendo pronti a riconvertire a ospedali Covid nel giro di 48 ore. Questo è un po' il meccanismo organizzativo che abbiamo messo in piedi. Quindi devono riprendere, sono già riprese in larga misura, le attività normali. Bisogna riprendere a fare gli interventi chirurgici normali, non è che possiamo paralizzare tutto. Manteniamo alcune strutture ospedaliere riservate al Covid, a Caserta, a Salerno, anche a Napoli. A Napoli abbiamo la struttura modulare, l'ospedale modulare che abbiamo montato, che rimane dedicato al Covid, non necessariamente per pazienti in terapia intensiva, possono andare anche pazienti in subintensiva. Quindi manteniamo comunque strutture distinte in maniera tale da rendere sempre sicuri i nostri ospedali. Continuiamo a fare i tamponi a tutto il personale medico, cioè noi dobbiamo sapere che chi entra in un ospedale va in un luogo sicuro. Facciamo i tamponi a tutti quelli che si ricoverano anche per altre ragioni.